Sbandata pericolosa a 2 all'ora. Io ero fermo. Mi sa che qua la strada è sbagliata, vediamo. Mi sa che qua ci buttiamo nelle campagne altrui. Si balla. Sorpassa all'esterno. Voltare a sinistra per il devasto. Attento. Dopo la macchina. Bene carissimi, dopo un breve riscaldamento ci troviamo alla base di una salita devastante. Salita clamorosa. Salita clamorosa di Gran Cabella, sono 3,7 km e voi direte: beh, che c'è di male? Il chilometro centrale è al 12 medio con punte al 18 e per esperienza so che è una salita che dà fastidio anche ai pro, anche alle macchine, anche alle macchine, ma anche ai pro che hanno dei bei motori. E sto portando il magro infame a fare questo battesimo del fuoco in salita, l'ennesimo, perché non finisce qua, lo sai, no? Certo. Io ti consiglio di mettere già messo, già 36 o 34, come farò anch'io. Ah, interessante. Sì, sì, guarda quella curva. Ah, guarda quella curva, ce n'è. Ah, già sono finiti i rapporti da me dietro. Ne cercavo un altro, ma niente. Ah, chi è? C'è Davide, a posto. Questo è tipo 25%. Mi sa che questo tratto sì, non è segnato, però stiamo oscillando a destra e a sinistra, quindi siamo fra i 5 e i 4 km orari. Chiamo le immagini, i commenti. Ma non mi sembra tanto ripida. No, no. Dopo la curva spiana, tranquillo. Qui c'è Luigi XX 2005 senza foto profilo che nei commenti questa la fa con una gamba sola, cioè. Ciccio Scalatore 99, questa la fa, sai come? Impennando. Questa la farò con lo scatto fisso. Sì, questa la fai con un 54 davanti e un 15 dietro. Ti immagini cancello aperto, parte un cane? Mi butto in discesa. Ah, non fai lo scatto in salita? No. Ah, strano. Ah, è presente quando dicono vabbè tornanti comunque spiana un po'. Una gallina che ci prende in giro. Qui ci sono due o tre case e hanno una frazione chiamata Fronte Mare, perché in un paio di minuti siamo già con vista sul mare. Vabbè, il peggio è finito, vai tranquillo. Sì, sì. Ho fatto 600 metri posto. Ah, mi stai dicendo che manca ancora il pezzo centrale che ho nominato prima? Allora, lo sappiamo che esistono muri di Sormano e murazzi del genere, però per le nostre zone, con le nostre montagne, comunque colli, vanno bene anche questi. Quindi se state guardando, siete della Lombardia, siete del Veneto, del Piemonte, della Toscana, non vi preoccupate, verremo a provare anche quelli.
Io intanto non ho mai tolto il rapporto più leggero. Non vedo perché. Giuri un 32. Io ce l'ho. Vero? Sì. Infatti sono seduto. Ma io non ho il 30. Sì, ma nella mia l'altra ho il 39 davanti e il 28 dietro, quindi qua ha risofferto. Anzi, forse 27. Sbandata pericolosa a 2 all'ora. Io ero fermo, tu non ci sei addosso. Ora mi sto ricordando perché non la facevo da anni. Non c'ho un metro di respiro. Esatto. Cioè, la questione è che non respiri mai. Ti vedo appecorato. Che sei a 50 in pianura? Stesso sforzo. Dovevi sapere che lui quando becca un falso piano per ora alza bandiera bianca, muore. Ah. 5 minuti fa eravamo là sotto, all'altezza di quelle case. Là, quello è il fiume da cui siamo partiti. Storico, dopo quanti minuti? Non lo so. Dopo 20 minuti un pezzo di pianura. Ah. Cioè pianura, sarà il 2-3 però. Ah. Però sembra pianura. Ah. Ah, un'oasi nel deserto. Ah. Guarda che muro, tutto in pietra. Tanto mi tolgo gli occhiali. Sto iniziando a sudare, vi segnalo che oggi ci sono 22 gradi a 6. Anche senza sole, un po' così nuvoloso. E per fortuna, sennò sarebbero stati 27. Alla fine della salita abbiamo una piccola chiesetta dedicata a Santa Rosalia. Ma veniamo da là, andremo di là, anzi andiamo proprio ora. E siamo arrivati nel paesino di Castanea. Stradine ottocentesche. Pavè. Si balla. Qua c'è una gravel. Occhio. Mi sa che qua la strada è sbagliata, vediamo. Vediamo se ci perdiamo. Mi sa che qua ci buttiamo nelle campagne altrui. Ma no, ancora cammina questa. E invece track. All'avventura totale. Ops. Ops. Oh no. Scale. Ciclocross. Wonderpole. Conosco una strada. Conosco una strada. Vabbè, un pezzo, siamo arrivati. Occhio bambini, griglie enormi, occhio. E qua si arriva alla piazza. Appena abbiamo preso la discesa abbiamo incontrato un altro ciclista, Fabio. È riconosciuto, uno dei pochi. E poi facciamo la discesa insieme e poi torno a casa su un'altra strada. Sorpassa all'esterno.
sotto la rampa. Per finire, noi torniamo a casa, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace, lasciare un commento, chiedere tutto quello che volete e nel link che ci sono in descrizione troverete tutto quello che uso e che consiglio. Ciao a tutti.